Bryan Cranston aveva messo in imbarazzo un fan durante il Festival Comic-Con a San Diego, dopo che questo gli aveva lanciato un'innocente domanda. My question is, because I grew up in Albuquerque, what was there any cool places, anything that you liked being there? Like, how was it? Because it's my hometown. So I want to know, how'd you like it? Well, did you have fun there? Malgrado l'evidente disagio del giovane fan di nome Drake, l'attore non è riuscito a contenere tutta la sua voglia di scherzare e ha risposto con nonchalance, senza peli sulla lingua, ma non nel modo che l'ingenuo ragazzo originario del New Mexico si aspettava. So I want to know, how'd you like it? Well, did you have fun there? Yeah, I'd go and visit your mother once in a while. Oh, that was a little mean. Ma questo non è tutto. Infatti, dopo aver risposto con tali parole, che avevano fatto esplodere in risate più di 200 spettatori, il celebre attore ha sorpreso tutti con un gesto da ragazzaccio, facendo cadere il microfono. E di conseguenza, in molti hanno fatto fatica ad accettare di buon grado il suo atteggiamento. Inoltre, dopo qualche mese, Drake era lì, pronto a raccontare come aveva vissuto il momento. I was extremely nervous. I'm not great at public speaking, and it wasn't because he was famous or anything. It was because the room I was in had 200 people. There was 200 eyes looking at me. Così facendo, questo ragazzo ha sottolineato la sua difficoltà e la sua timidezza mentre affrontava il vasto pubblico davanti al suo idolo. I look up and see that I'm on the big screen that they have out there, and then I just really just started to stumble over my words at that point. Al di là dell'imbarazzante momento che ha dovuto vivere, Drake ha voluto spiegare definitivamente come aveva percepito la battuta fatta da Bryan. But he's really nice, like he's funny about it. He didn't do it to be mean, I clearly didn't take it that way. I laugh, you watch the video, I laugh hysterically. I thought it was hilarious. Smiles at the end. Pendiente de que Bryan siempre tenga este humor negro, este personaje a flor de piel, Bryan siempre es muy cercano a su público, a sus fans sobre todo. Siempre deja espacio, por ejemplo, para sacar sus fotos, para conversar con ellos. Es una persona simpática y cercana a la gente que lo sigue. E anche se questo episodio gli ha regalato non poche critiche, Bryan Cranston si è sempre contraddistinto, in quanto ha saputo creare un rapporto confidenziale con i suoi fan. Tant'è che nel 2018 ha annunciato che non avrebbe più firmato gli autografi, poiché tutto ciò lo faceva affaticare troppo. I'm not signing anything. I'll take a picture. La star nei panni di Walter White in Breaking Bad aveva preso la decisione dopo aver ricevuto una marea di richieste da parte dei suoi fan nel suo ufficio, ragion per cui in seguito aveva deciso di scrivere un onesto messaggio. Cari amici, dopo 18 anni nei quali non ho fatto altro che firmare autografi ai miei fan, mi ritiro. Stanco di tutte le richieste che mi arrivano, la verità è che non ce la faccio più. Adoro conoscere i fan e personalizzerò le foto con voi. Ma questo è tutto. Grazie per la vostra comprensione. Ci vediamo in giro e ci faremo un bel selfie. Bryan. In questo modo l'attore non ha fatto altro che continuare a mostrarci la sua simpatia, ma soprattutto la sua gratitudine nei confronti di coloro che l'ammirano da sempre, dimostrandoci quanto sia fondamentale essere riconoscenti verso le persone che ci sostengono, cercando sempre di mantenere viva quella che è la nostra essenza, visto che è questo ciò che ci rende realmente unici e grandiosi.